Buongiorno ragazzi, allora oggi giornata soft, ok? Giornata soft è anche di transizione. Poi vi spiego quali sono i nuovi progetti, i nuovi piani e in che ordine li facciamo. Adesso finisco di mettere a posto, che sto ripulendo un po' tutto il bordello della lavorazione che ho lasciato. Di là la stampante sta finendo di stampare dei pezzi per l'aggancio della cornice digitale al basamento. Sono riuscito, dovrei essere riuscito, ma devo ancora verificarlo, a farne uno ambivalente, sia che sia messa sul fianco sia che sia messa frontale. Quando ha finito ve lo faccio vedere. Adesso allora aspetto One Maker Senior, One Maker Mother, che vengono tra 3 minuti, se non sono addirittura già fuori qua nel parcheggio, che arrivano sempre in anticipo. Finisco di mettere a posto, poi vediamo la cornice e poi vi parlo dei prossimi passi. Comunque oggi apriamo gli scatoloni. Per fortuna che doveva essere una giornata relax. Allora, One Maker Senior, One Maker Mother sono andati, io non ho ancora finito di pulire. Sta arrivando un'altra persona che viene a ritirare la vispa, ve la ricordate, la macchinetta con cui pulivo il pavimento? Me l'avevano regalata, non la uso più, la regalo a mia volta, così facciamo un po' di economia circolare. È qua pronta in attesa di essere ritirata, già svuotata, già pulita e tutto. No, pulita in realtà no, però svuotata, l'ho lasciata montata e non piegata, così almeno gli faccio vedere come si piega. Poi nel primo pomeriggio arriva anche Giuseppe, gli Sticker Monkey, che ha bisogno di un paio di pannelli tagliati e squadrati in D-Bond, niente di che, lo facciamo. L'Infinibit ancora non è scatolato, però, dicevo, ho però finito di stampare la cornice. Cioè la cornice, l'aggancio della cornice. Non posso montarlo perché non ho i dadi giusti, l'ho pensata per i dadi che non ho perché sono un genio. No, devo solamente comprarli un po' più lunghi, ma vi spiego un po' qual è l'idea. In pratica ho fatto semplicemente un braccio da monitor articolato, in maniera molto stupida e semplice, con due lunghezze diverse a seconda di quale si vuole usare, con attacco VESA su una cornice dove il VESA non c'è. Quindi molto stupidamente, siccome la cornice dobbiamo lasciare libero questo dado qua e dove l'agganciamo non importa, noi attacchiamo questo qua sulla cornice, ok? Che ci restituisce l'attacco VESA. Dentro gli anneghiamo i suoi cazzini così poi in opera capiamo come vogliamo fissare questo, se in un senso o nell'altro, e poi ho due bracci di lunghezze diverse e posso scegliere. O in realtà potrei usarne anche uno solo. Questo qua nel caso vada agganciato dal fianco, ok? Quindi questo qua poi va qua, eccolo qua, aspetta. Così, e quindi questo qua viene agganciato sul fianco, che sporge quel tanto che basta per lasciare libero il tablet. Oppure se deve essere agganciato da sopra, questo lo frontale, questo lo fissiamo così davanti e questo gli rimane così. È articolato, dentro avrà il dado M4, questo qua che serve per stringere. Peccato che io questi, dicevo, i bulloni non ce li ho della lunghezza giusta, perché per quanto io abbia fatto le tolleranze giuste non mi sporgono, quindi non posso montarla. Però di fatto è stupida. Come tenere fermo questo a questo? Basta un biadesivo di quelli belli resistenti, tanto la cornice è francamente leggerissima. Sta così, si collega, possiamo mascherare tutto il cavo. Un progettino cotto e mangiato, è stata una stronzatina disegnarlo, niente di che, anche perché è bastato copiare più o meno il monitor. Questo qua è solo per sicurezza se si vuole un aggancio più corto, niente di trascendentale. Ora, finisco di pulire, così almeno finisco, poi sicuramente arriverà l'altra persona, poi sicuramente arriva Giuseppe di Sticker Monkey, ma vi prometto che prima di stasera, anche perché lo devo fare per me, non per voi, vi faccio il punto di com'è il laboratorio, quali sono i prossimi lavori, il prossimo passo, e almeno l'unboxing di quello lo facciamo. One Maker Senior, One Maker Mother mi hanno portato un pacco inviato da uno di voi, che però già vedo, cioè io qui ho, c'è scritto TDM SRL di Enna, non so se mi è stato inviato direttamente dalla TDM di Enna, se mi è stato inviato da qualcun altro attraverso loro, perché dentro io l'ho già aperto per evitare che fosse a tracce e morire mentre facevo una storia, non c'è una lettera, non c'è niente. Il pacco è arrivato là perché non è una roba da lista Amazon, è una cosa che mi è stata inviata di iniziativa. E mi fa capire che c'è qualcuno che spinge perché io faccia il bar.
perché dentro c'è, a parte una quantità di gadget sotto bicchieri di Sisciala, che sinceramente adesso cerco di capire bene cosa sia, ci sono, ah, ecco qua, la birra artigianale siciliana, che fa pure leggere il futuro. In che senso? Che imparo a leggere il futuro. Beh, addirittura degli accendini, che mi servono sempre, fantastici, dei apribottiglie, altri adesivi, ma la cosa più importante, il purpose principale del pacco, il purpose principale ovviamente sono le birre, una quantità immane di birre artigianali. Ne sono aperte tre, c'è la IPA, c'è la Fanny IPA e la Happy Amber. Molto bella la grafica dell'etichetta. Mi piace, cazzo, finalmente una birra un po' diversa che non punta proprio su... Bello, mi piace, bella fresca. La grafica intendo, la birra non lo so, è calda, ma ce n'è una quantità immane. Ora, io taggo Sisciala. Non so sinceramente se mi è stata inviata da loro o dal produttore o se è uno di voi che le produce. Però grazie, cioè, devo dire una roba. Questa storia delle birre sfugge un po' di mano. Sfugge di mano nel senso che sfugge proprio ormai quanto io possa averne. Perché guardate cosa c'è qua. Queste sono tutte le birre. Lasciate stare il mini pimer che non c'è da niente. Queste sono tutte le birre e ce n'è anche dietro. Di tutti quelli che sono passati di qua o hanno inviato della birra o hanno portato la birra. Quindi sto passando per un alcolizzato in primo luogo. In secondo, il vantaggio è che quando avrò fatto il bar, avremo birra per fare aperitivi a oltranza. L'importante è non iniziare a bere prima di usare le macchine. Cioè, ringrazio per il dono. Non so che dire. Ogni tanto arrivano dei pacchi anche che non sono proprio di making, ma coadiuvano. Ora, io ho finito di pulire. Sto aspettando la persona che viene a ritirare la vispa. Siccome per introdurre i prossimi passi mi devo fare un discorso, quelli belli rompicoglioni dei miei, preferisco aspettare onde evitare di interrompermi. Quindi, vediamo come si mette tra il ritiro della vispa e l'arrivo di Giuseppe di Sticker Monkey. Magari a cavallo facciamo, perché vi devo introdurre cosa sta per succedere qua. Se no, non si capisce le scelte che prendo. Quindi mi farò un caffè, adesso che ho il serbatoio della macchinetta che non perde. Devo dire che è stato uno scambio equo. Macchina per pulire i pavimenti in cambio di colesterolo. E questa non è roba da autorire, ragazzi, anzi metto io che sono freschi, della birra ovviamente, che con quello che ho detto prima vale ancora, mi avete preso per un alcolizzato. Però, anzi quasi quasi, mi faccio un panino e poi vediamo la giornata, cioè nel senso partiamo la giornata. Non so che ora arrivi Giuseppe, ma partiamo con la giornata. Ok, allora non so dove sia Giuseppe, quando arriva noi incominciamo. Poi andrò a prendere, ma anche domani, andrò a prendere i bulloni giusti per finire la cornice, il reggicornice, e poi vi faccio vedere. Io lunedì alle 2 vado ad allestire, a mettere assieme tutto. Non so se potrò fare story, non so se potrò fare foto, non so se Fred vuole far vedere in anticipo tutto l'allestimento, in caso lo vedrete, se no ci vedremo solo sul furgone. Allora, sono stanchissimo, ragazzi. Come siamo messi qua? Potremmo definire quello che sto per dire lo stato dell'unione, come discorsi che fanno le aziende americane. State of Union, of Winemaker Show. In pratica, allora, di roba ne abbiamo fatta in sto periodo, dall'inizio dell'anno. Parecchia roba, è stata messa assieme tutta questa stanza qua, non ancora ultimata. Il lavoro del Mini Infinibit, progetto della Bostik a cui ne dovremo fare altri due, e tanta roba ancora sarà fatta nel resto dell'anno. Questo discorso che sto per farvi riguarda i prossimi 3 mesi, quindi giugno, luglio e agosto. Agosto compreso, perché non penso che andrò via neanche quest'estate, però potrei anche cambiare idea all'ultimo momento. Dopo tutti questi lavori fatti ho bisogno un cuscinetto. Ho bisogno 3 mesi cuscinetto, ho bisogno 3 mesi in cui le cose vadano un po' più con calma nello show, quindi non grandi progetti, non progetti dove c'è tanto da costruire e soprattutto non progetti dove c'è tanto da investire a livello economico.
non perché sia pigro o stanco, cioè sono stanco, non perché abbia finito i soldi, per fortuna non ancora, ma perché sto organizzando un mega progetto, mi sembra quasi una barzelletta, mi sembra riduttivo, un progetto veramente grosso, complicato, lato casa, per settembre. Non ci vuole un genio per capire di cosa si tratta. Sarà un progetto molto grosso, molto lungo, molto importante, sia per me a livello personale, di crescita personale come proprio progetto, sia per lo show. Perché sarà un progetto molto difficile, non solo dal punto di vista realizzativo, ma anche dal punto di vista di show, perché cambierà un po' le dinamiche di come viene fatto lo show. Non vi anticipo nulla, perché nulla è ancora definito, se no sapete che non ho problemi a fare quelli che altri definiscono spoiler, ma cambierà parecchio il mio modo di dirigere lo show, di fare lo show. Quindi in questi 3 mesi in arrivo che ci sono, prima di settembre, ho bisogno di fare cose che mi lasciano del tempo libero per organizzare tutto quel progetto, che vuol dire non come al solito dedicare ore notturne alla progettazione, ma poter fare telefonate, incontri. Ho tanti incontri, tante telefonate, tante riunioni da fare. Insomma, ho tutta una serie di cose propedeutiche diverse dai soliti progetti, che di solito la propedeutica è la progettazione, me la smazzo io bene o male di notte e poi la vediamo un po' di giorno, perché sono tutte fasi che non posso fare nelle ore notturne, perché non riguardando solo me, non è che sono tutti stronzi che sta svegli di notte. Quindi non posso. Per cui non cambieranno tanto gli orari dello show, cambierà magari un po' la frequenza, la quantità di storie. Cambierà magari proprio, non sarà proprio tutti i giorni, e ho bisogno soprattutto di un progetto che sia lungo, sì, magari anche 3 mesi o anche più di un progetto, però insomma, roba morbida. E queste sono le questioni tecniche. Poi c'è la questione personale su cosa ho bisogno io. Ho bisogno di un progetto, dopo quelli appena fatti, come l'Infinibit e questa sala, che mi permettano di giocare in un campo un po' diverso. Adesso prendete quello che dico con le pinze e con non beneficio d'inventario, ma un po' per eccesso. Abbiamo costruito roba, ci siamo occupati anche di design, volendo sempre nel senso più ampio possibile, non l'accezione dettagliata del termine. Adesso vorrei qualcosa in questi 3 mesi, sì, di morbido, ma che mi permettesse di confrontarmi con qualcosa di cui realmente non so niente, o almeno in parte, con una grossa componente di incognita, perché vorrei mettermi alla prova con qualcosa al di fuori delle mie corde. Non che fino adesso io non l'abbia fatto, però i campi di applicazione di quello che ho fatto più o meno erano tutti campi dove o ho studiato o ho lavorato in passato, e quindi avevo bene o male dei piedi perno, degli ancoraggi, qualcosa che sapevo, avrei voglia di qualcosa che veramente mi mettesse in crisi. Quindi tutto il discorso che ho fatto prima su un progetto morbido è appena andato a puttane. No, sono cose diverse. La frequenza e la foga con quale faccio le cose con la materia di cui mi occupo. Stava cadendo il telefono. Vorrei qualcosa che veramente mi mettesse in crisi e mi mettesse vicino alla possibilità seria di non farcela, non che io ce la faccia sempre, non che sempre per me sia facile, io dubito sempre costantemente di riuscire a portare a casa il risultato, quando ve lo dico sono proprio sincero, è una questione di consapevolezza delle proprie capacità che manca, però avrei bisogno di qualcosa del genere. Allora ho pensato che questi 3 mesi potremmo affrontare un progetto, diciamo, composto da più parti e più discipline al suo interno. Ve l'avevo già anticipato, la domotica. Vorrei domotizzare tutto il laboratorio. Per quello che ho in testa io, e vediamo approfonditamente il piano per domotizzare il laboratorio nei prossimi giorni, montaggio e allestimento permettendo. Per domotizzare il laboratorio, perché è un progetto sfidante per me? Perché è vero che c'è ho grandi piani, ho veramente grandi piani per la domotizzazione del laboratorio. Domotizzazione barra automazione. Non sarà il classico uso della domotica, Alexa, accendi le luci, Google, spegni la doccia, cioè sarà qualcosa di più complesso. Quindi c'è sì tutta la componente software, in cui sono forte perché vabbè, è il mio pane quotidiano ed è il mio lavoro, ma per quello che voglio fare io c'è anche tutta una componente di elettronica, perché non tutti i sensori
di cui necessito per quello che ho in mente sono disponibili, almeno non sono disponibili già cotti e mangiati, e in più c'è una grossa componente di meccanica, perché per quello che voglio fare io c'è anche della meccanica, c'è del disegno tecnico, c'è della stampa 3D, c'è della costruzione, insomma, e ci deve essere anche del design per quei pochi pezzi che devo creare, non può essere tutto separato. Vorrei integrare quindi elettronica e meccanica in questo progetto. Sarà una roba lunga, sarà una roba complicata in cui spesso mi incastrerò, in cui mi aiuterete tantissimo come fate sempre con l'elettronica, mi aiuterete tantissimo anche con la meccanica, perché molti di voi sono forti anche in meccanica. Però questo è il piano per i prossimi 3 mesi. Ovviamente subiremo delle interruzioni, ci saranno dei progetti sponsorizzati in mezzo, brevi, in cui andremo giù verticali, un po' come ci siamo interrotti in questa sala per fare l'InfiniBit. Però di fatto ho deciso di affrontare questa cosa perché rimando da troppo tempo, voglio che il laboratorio sia più performante, voglio che il laboratorio mi semplifichi di più il lavoro e tutte le automazioni / domotizzazione che ho in mente aiutano in questa cosa. In più penso che sia un argomento interessante, oltre che essere parecchio sfidante, termine che odio, però che mi porti ben fuori dalla mia comfort zone. Prima di fare questo però dobbiamo chiudere ciò che abbiamo aperto. Questa sala l'abbiamo iniziata, non l'abbiamo finita, in realtà non mancherebbe tantissimo a finirla, perché dall'elenco c'era ancora solo il dubbio del lampadario, come farlo, tranne il ventilatore del lampadario, perché c'è questa lampadina qua che fa schifo, del monitor se metterlo o no, e l'armadio rack è a metà, perché dobbiamo procedere, non vi ho detto come va l'armadio rack perché ci siamo interrotti, ma è una delle prime cose che riprendiamo, non oggi, ma è una delle prime cose, perché quelli riguarda test ed è a cavallo appunto tra questa stanza, la fine di questa stanza e la domotizzazione del laboratorio, per cui quello ci fa da ponte. Perché quindi obiettivo prima di iniziare la parte di domotica, chiudere questa stanza, finirla, almeno fissiamo un punto, non la zona bar, che sarà un progetto a parte ma che vedremo poi, ve lo dico sinceramente, non ho nessuna urgenza di rifare la zona bar, per quanto ci vediamo e ci scherziamo, però magari una luce più accettabile e un'analisi di come sta andando l'armadio per continuare i test mentre si fa il resto la possiamo fare. Ma perché ho detto non mancherebbe tanto? Perché se questa rimanesse l'attuale configurazione della sala 3D basterebbe pochissimo, lampadario, analisi sull'armadio, abbiamo finito. Però invece non sarà questa, perché è entrata in gioco quella. Quindi prima di finire è meglio avere il setup completo. Facciamo l'unboxing e poi vediamo cosa c'è da fare. Cosa è entrato in laboratorio? Due cose. Uno, verremo a un certo punto interrotti da Giuseppe che deve tagliare dei pannelli, li tagliamo e poi ripigliamo il discorso, che poi non c'è, ci sia più niente tanto altro da dire. E due, perché tutte le volte che io parlo di un progetto voi mi chiedete di un altro? Un altro di voi mi ha chiesto che fine ha fatto il progetto della camperizzazione del van. Ragazzi, l'ho detto 1000 volte, la camperizzazione del van non dipende da me. Cioè non è che un furgone lo prendi e lo camperizzi così. Il proprietario deve recuperare il materiale che sta recuperando, da aprire le finestre nel van proprio, far fare le lavorazioni meccaniche, ha cambiato le gomme, quindi deve fare l'omologazione. Ci sono dei tempi tecnici che non dipendono da me. Lui ha del lavoro da fare prima. È un lavoro che si farà, ma con dei tempi dilatati, ma l'ho detto da subito. E poi perché chiedere tutte le volte in un altro progetto? Sembrate mio nonno che a tavola, mangiando il primo, chiedeva cosa c'è per il secondo. Cazzo, una cosa alla volta. Allora, eccomi, scusate, è arrivato Giuseppe, Sticker Monkey. A proposito, è un po' che non ve lo dico, cioè, vi parlo sempre di lui che viene qua e parliamo, ma non degli adesivi.
adesivi, easy peasy, si attaccano ovunque, insomma, li avete visti in tutte le salse. Da qualche parte c'è anche un mio codice sconto. Il mio codice sconto lo metterà lui quando ripubblicherà questa storia. Il succo è, se dovete fare degli adesivi, fateli da lui, perché valgono e perché è uno di noi. Abbiamo tagliato i suoi pannelli di Bond, l'ho odiato perché avevo appena pulito il laboratorio. Veniamo allo spacchettamento che ho fatto. Questo è quello che entra in lab. Vi ripeto, mi serviva tirare fuori tutto per vi racconto innanzitutto cosa ho preso e poi per spiegarvi perché questa stanza fa da porta chiusura, non porta questa, fa da passaggio prima della domotica, perché almeno chiudiamo il lavoro di prima, siccome qua inizia la domotica, poi continuiamo a riportarla di là. Mi state già facendo mille domande sulla domotica. La domotica, ragazzi, devo prima fare un piano, o meglio, vedrete proprio che stenderò un foglio enorme sul banco da guerra e farò l'elenco di tutto ciò che va domotizzato e poi da qui nei prossimi mesi affronteremo un pezzettino alla volta, dai più facili ai più difficili, costruendo tutte le cose ad hoc. Però prima vi devo dare l'infarinatura generale. La facciamo, usciamo dal casino della fiera e poi la facciamo. Allora, prima del lavoro Infinibit ho detto che ero indeciso su quale altra stampante prendere. La seconda stampante era da affiancare per fare un po' di produzione e qualcosina per non avere sempre la stampante occupata, tipo quando mi metto a stampare le Zero Clearance. Zero Clearance, che non me lo chiedete, appena pronte tutte vi dico tutto. Quanto costano, come si comprano, chi può comprarle, chi no e come non la regalerò a Fanny. Ero indeciso e avevo valutato un'altra X1 Carbon da affiancare a questa. Con i punti Maker World c'ero praticamente e stavo quasi per comprarla, sinceramente. Poi, parlando con Paolone una sera, abbiamo parlato della 1, di quanto fosse snella, veloce, agile, costasse poco, per quanto possa stampare solo PLA, e allora un attimo di titubanza ho detto compro quella, perché tanto i vantaggi della X1 Carbon sono, e adesso vi spiego le differenze tra le due stampanti, di poter stampare materiali caricati, ma quando mai vai a fare una produzione di caricati per cui hai bisogno di due stampanti? Una che stampa i caricati e i filamenti tecnici mi basta e mi avanza, l'altra può essere una stampante solo da PLA. E quindi stavo per comprare anche una 1. Poi una sera, su il gruppo Facebook della Bambù, l'unico gruppo Facebook che frequento, compare un annuncio di un ragazzo che mette in vendita una P1S, quindi una simile X1, adesso vi spiego le differenze per chi non è avvezzo, con due AMS compresi a 1.000 euro. Vi dico anche il prezzo perché qui parliamo anche di soldi. A 1.000 euro, faccio due conti, la stampante ha 400 ore di stampa, che sono poche, tenete conto che la mia ne ha quasi 600 ed è qua da pochissimo, è praticamente nuova, gli chiedo di pensarci un attimino, giusto per ragionare un attimo, e alla fine, la mattina dopo, decido di comprarla. Gli dico che però prima del 25 non posso ritirarla perché tra la fiera, il lavoro e tutto il resto non ce la faccio, e lui mi dice, te la porto io, così almeno chiudiamo, e accetto. Quando è arrivato però c'è stata la surprise, quindi per 1.000 euro, valore di tutto mi sembra sia tra i 1.400 e i 1.700, nuovo, non mi ricordo, lui a 1.000 euro metteva in vendita. La stampante, ok, che è tipo la sorella minore di quella, e ora vi dico le differenze, e i due AMS, che sono una bella aggiunta, devo essere sincero. La surprise cos'è? Lui arriva e mi dice, mi sono dimenticato di dirti delle cose. Ho detto, ecco, c'è l'inchiappettata. E invece no, erano tutte sorprese. Perché nei 1.000 euro non era compresa, a parte una tonnellata di pezzi di ricambio. Tre piatti diversi, quindi a parte il classico cool plate e general plate che danno con la stampante, c'era già un texture plate che io avevo anche già ordinato prima che arrivasse la stampante, quindi ho dovuto annullare l'ordine. E soprattutto un high temperature plate, che è quello che mi interessava provare, perché di fatto è un pay con la stessa aderenza, però lascia la superficie liscia. Era un bel po' che volevo provarlo, anche questo l'avevo ordinato, ho dovuto annullare l'ordine. Oltre a questo, come se non bastassero i tre piatti, ci sono delle altre giunte ficcanti. Lui ha già stampato. Negli AMS ha già stampato i portasilica, il silica, sia qua che qua. Ci sono i termostati. Ha stampato questi, che io non li avevo stampati, che servono a salvare dove si va a inserire il filamento, così se metti un filamento abrasivo non corrodi, anzi non corrodi l'ingresso. Anzi, questi magari li ristampiamo neri, ma devo integrarli anche su lì, l'ha fatto su entrambi gli AMS. Non pago, ha ristampato, ha stampato anche, per pura casualità,
lo stesso supporto che ho stampato io, però in nero. Tra l'altro l'ha fatto in questo filamento qua, che è un PLA-CF, che è straordinario, per avere la bobina esterna con il portabobina della MS Lite, e sono altri soldi. C'è un connettore a 4 della MS Lite, cavi e tubi PFE come se non ci fosse un domani, il lab per attaccare la MS, che sono altri soldi, e lui si è stampato anche questo, che è un riser che serve ad alzare la stampante, e ha messo sotto i LED. Ma cosa più sorprendente, ha cambiato praticamente la ghiera dell'estrusore, mettendo la ghiera rinforzata per stampare filamenti caricati. Quindi di fatto questa P1S è un X1 Lite. Perché cos'è che cambia? Allo stato attuale le uniche grosse differenze tra le due stampanti sono: a livello tecnico il piatto raggiunge 10 gradi in meno rispetto a quella. Quindi qua per esempio il nylon non ce lo stampi. Però PLA-CF tutti caricati, vai tranquillo. PETG, ABS, tutto quello che stampi lo stampi anche qua. Solo che li stampi filamenti veramente veramente tecnici. Questo a livello tecnico finale sulla stampa. Le superfici del piatto sono le medesime, l'altezza è la medesima, il resto è tutto uguale. Le altre differenze sono irrisorie e riguardano praticamente la telecamera, che qua è 720p anziché 1080. Cioè, beh, che cazzo me ne frega di fare i timelapse. Le luci, su cui adesso facciamo un discorso, perché addirittura qua sono state tolte, meno potenti di quelle, ma noi ce ne sbattiamo perché abbiamo la nostra aureola sopra. Per il resto è uguale. Barra in carbonio e tutto. L'altra grossa differenza è lo schermo. Non c'è uno schermo touch come quello, ma c'è uno schermo ink come questo. E lo schermo è quello che ci interessa a noi in questa fase qua, per capire come finire di allestire la stanza. Perché al di là di mettere in pista la stampante, fare relativi test e metterla pronta a funzionare e creare una disposizione più costruire qualcosa, dobbiamo risolvere la questione dello schermo, perché il punto è questo. Qui entra in gioco la domotica. Lo schermo nella X1 Carbon, questo è un po' tecnico, ma chi ha una bambù lo sa, chi non ce l'ha magari gli interessa, e chi ha una bambù magari, chi ha una P1S magari mi aiuta. Lo schermo è molto utile in che fase? È utile nella fase in cui tu vai a inserire un filamento nuovo nella MS e vuoi dire alla stampante che filamento c'è dentro. Soprattutto perché eredita direttamente da Bamboo Studio o da Orca Slicer i filamenti custom e personalizzati. Quindi è in grado di dirmi, è in grado di farmi selezionare anche la Zufin PLA Plus, che non è un filamento standard all'interno di Bamboo Studio, è un filamento creato da me, un profilo creato da me, però posso selezionarlo. Selezionare qua i filamenti, da quello che ho letto, è un po' più macchinoso, perché bisogna entrare nel menu, andare dentro, provare a farlo, non che non sia possibile. E ci sono c'è un'alternativa però a questo schermo, che è quello che sto cercando di capire se è il caso di acquistare o dirigermi da un'altra parte. Viene messo in vendita da un'azienda cinese uno schermo che si chiama Panda Touch. Ok? È uno schermo di fatto più grande di quello della X1 Carbon, in grado di fare esattamente le stesse cose con qualche caveat, come non vedere la preview del file, non poter rimandare in stampa i file, e non ha la grafica prettamente uguale, proprio uguale non è. Quindi quello potrebbe essere, è uno schermo parallelo a questo, la sua vera funzione però non è quello di fare da schermo per la PS1, per la P1S, la PS1 era un'altra roba degli anni 90. La sua vera funzione è quella di coordinare le stampanti, perché può essere collegata fino a n stampanti e comandarle tutte assieme. Quindi se tu hai una printer farm, cosa fai con questo schermo? Colleghi tutte le stampanti al medesimo schermo e lanci in stampa i file su tutte le stampanti allo stesso momento e le fai funzionare tutte assieme da un controller solo. In più ha il vantaggio di essere collegata a una basetta agganciata alla stampante e di essere magnetico con batteria, quindi lo puoi prendere e te lo puoi portare via. Non fa la preview della telecamera, quindi non avrebbe molto senso staccarlo per me e portarlo in casa per vedere a che punto è la stampa, non avrebbe nessun senso. Per cui la sua vera funzione non è di singolo schermo, costa una cazzata perché costa 50 euro, però è un po' over rispetto a quello che ho bisogno io. A me lo schermo serve solo per stampare filamenti, cioè per selezionare il filamento, per nient'altro.
Quello che sto cercando di capire io è questo, in questa fase qua, in questo momento qua, prima ancora di iniziare a allestire. Se comprare un Panda Touch per 50 euro, oppure se, ed è quello che cercavo di capire stamattina, attraverso l'applicazione Bamboo si riesce a selezionare che filamento è stato inserito nell'MS, perché io per adesso ho sempre usato lo schermo. Da un primo test che ho fatto si riesce, ma non vedo i profili custom, che per me sarebbe un problema, perché io voglio ho quasi tutti i profili custom, non uso pochi filamenti che la Bamboo ha implementato. Perché se si riuscisse a integrare quella cosa lì, cioè se ci fosse la possibilità di installare quello, io piuttosto che quello schermo, cosa fai? Comprerei un tablet, cosa farei? Comprerei un tablet, che ho anche già trovato, 50 euro, è un tablet tipo da autogrill, cioè neanche quello dei bambini. Caricherei sopra sia Home Assistant in modo tale da avere la mia interfaccia, quella personalizzata che vi ho fatto vedere, che può essere multistampante, perché l'ho creata per comandare più stampanti senza problemi, e anche l'applicazione Bamboo Studio per quando devo cambiare il filamento. Lo piazzerei sulla parete lì a seconda di come viene la disposizione, così posso selezionare il filamento quando ho bisogno e avere anche la mia schermata. E mi darebbe anche un valore aggiunto. Vi ricordate che lì abbiamo aggiunto dietro uno Shelly, ok? Uno Shelly 1PM per accendere e spegnere automaticamente. Avendolo fatto, ve lo faccio vedere di qua, a valle del pulsante, io qua non ho un metodo fisico per accendere la stampante. Devo tutte le volte tirare fuori il cellulare e accendere la stampante Home Assistant. Allora semplicemente ho risolto così con un telecomandino Zigbee IKEA. Se schiaccio questo si accende, se lo rischiaccio si spegne. Questo per due stampanti va bene, perché si accende si spegne, si accende si spegne la seconda. Però se implemento il tablet, io accendo e spengo le stampanti dal tablet senza problemi, perché sennò l'alternativa è, dato che anche qua dentro faremo lo stesso lavoro degli Shelly, così magari lo documento un po' meglio, dato che continuate a chiedermelo, e su questa lo Shelly ha un problema che dobbiamo risolvere, potrei mettere uno Shelly button qua, di quelli da inserire nella scatoletta, con allargare la presa e fare altri 4 bottoni. Però la soluzione tablet a me piace molto di più, anche perché avrei la mia interfaccia qua, potrei anche staccarlo e portarlo in casa quando stampo, e quindi vedere fisicamente anche la telecamera e lo stato della stampa anche da casa. Sarebbe un po', diciamo, il centro di controllo delle stampanti. Questa è la prima cosa che devo capire, se dall'app si riesce a fare quel lavoro lì di selezione dei filamenti custom. Ho già chiesto su Facebook e adesso vediamo se mi rispondono, perché io di fatto al momento non ci sto riuscendo. Quindi questa è la prima fase: mettere ordine a questa stanza, mettere in pista la seconda stampante, settaggi, pulizia, soprattutto spostare la MS, cioè il lab, su questa, perché a questa collegherò due MS, a questa ne collegherò uno. Perché sembrerebbe, cioè sembra, di fatto un MS non può funzionare con due stampanti, anche se in realtà io ho un'idea e si potrebbe provare a farla, dato tutti la quantità di cavi in più che ho, quindi potremmo fare anche questa prova qua. Una volta messa in piedi la stanza e decidiamo un po' la disposizione e vediamo come farla che sia sensata e comoda, a quel punto parliamo di questo, approntiamo la domotica e ci spostiamo di là a fare la domotica. Non quantifico in termini di tempo questo lavoro, ci vuole quello che ci vuole, anche perché c'è di mezzo la fiera, l'allestimento e tutti i cazzi. Però prima di finire la sala della stampa 3D è bene metterci dentro tutti i pezzi, perché sennò poi devo ribaltare tutto da capo. Quindi adesso io faccio una roba, mi faccio un caffè e poi iniziamo. Sono le 5:15, lo facciamo benissimo, le viti vado a prenderle domani, tanto devo già andare a prendere il caffè, perché devo andare a comprare il caffè, ho finito il caffè. Iniziamo a mettere assieme la seconda stampante, facendo anche un po' di ragionamenti di disposizione, perché qualcosina andrà anche costruito e la uniformeremo perfettamente a quella. Però prima capisco se mi va bene il tablet, cioè se si riesce dall'applicazione a selezionare un filamento personale, meglio è, perché ordino subito il tablet e anche lo Shelly 1PM, perché adesso sono Shelly e io vorrei... Basta! Capito che sono le campane? E io vorrei avere i consumi anche di quella stampante. Due stampanti, ragazzi. Se ne sentiva proprio il bisogno. Allora, mentre cerco di capire se si può fare quella roba lì, quindi se dirigermi sul tablet o cosa, in realtà per mettere in piedi definitivamente questa stampante, o meglio, per iniziare a farla funzionare e per non doverla spostare mille volte, mi servirebbe, come dicevo prima, uno Shelly 1PM, che al momento non ho.
Potrei rinunciare come si dice, ai consumi e mettere uno Shelly 1, però è un po' un peccato e un po' uno spreco, perché comunque dobbiamo trattarla, cioè vorrei trattarla esattamente come quella, quindi luce, aureola e tutto, perché quella cosa lì che ho fatto funziona benissimo, va bene così. Ci sono dei caveats in questa operazione qua, uno è perché sono stupido e l'altro è perché è stata fatta una modifica distruttiva che dobbiamo ripristinare. Il perché sono stupido è facile. Progetto, progetto e poi progetto col culo. Ho studiato tutta una roba perché possa portare due stampanti, adesso vediamo a disposizione, quei cassetti e tutto, più piatti e tutto, e poi ho fatto come un coglione una sola fresata per un solo vetro. Dovevo farne due. Quindi adesso qua non mi ci sta il secondo vetro. E questa cosa qua non la risolverò mai, perché non riuscirò mai a fresare qua dentro. Quindi cercheremo di capire se fare questo in maniera diversa, su qua, usare il suo, lo vediamo. La modifica distruttiva che vorrei ripristinare subito è le luci. Lui ha tolto le luci della stampante per mettere il suo. E cosa ha fatto? Anziché affidarsi come a me alla domotica, e quindi uno Shelly che vada in accordo, ha semplicemente collegato le luci che lui aveva nel riser direttamente con lo spinotto allo spinotto della stampante, così che vada in accordo con quello che dice il software della stampante. Però nel fare questa modifica qua, quando ha tolto le luci della stampante, non ha staccato il connettore, ma ha tagliato il cavo dei LED. Allora, queste luci sono inutili, nel senso che sono veramente schifose rispetto, cioè in realtà mi sembra le stesse. Lui ha detto che facevano pietà, ma fanno pietà tanto quanto quelle, mi sa, sono esattamente le stesse. Però io queste le voglio assolutamente ripristinare, quindi adesso devo capire prima dove vanno collegate, dove si attaccano e soprattutto, qui c'è anche una porta USB aggiuntiva, questo è interessante, dove vanno collegate e come ripristinare questa roba qua. È la prima cosa che voglio fare. Poi la accendiamo e vediamo come è messa, perché dovrò tirare giù quella, così già che ci sono gli faccio la mega manutenzione, dato che è quasi a 1000 ore, gli facciamo una manutenzione e scambio dietro l'hub. Ok, niente di trascendentale. Insomma, questo è lo spinotto dove sono collegate le luci. Lui cosa ha fatto? Ha tagliato via il cavo per collegarlo ai suoi LED. Siccome io non userò questo riser e non userò certo questi LED, perché farò la stessa cosa, devo semplicemente in tutto sto poppo di roba, non ho un paio di forbici, devo semplicemente riuscire a, cioè riuscire, devo tagliare questo dove l'ha tagliato e risaldarlo. Certo, se avesse lasciato un po' più di cavo sarebbe stato meglio, però riuscirò a fare questa saldatura. Quindi andiamo di là e partiamo con un ripristino delle luci, così portiamo la stampante a zero, diciamo, alla sua situazione naturale. Dopo diamo un'accensione e vediamo. Ripristinare i LED non è una passeggiata, cioè non è difficile, ma nella saldatura hanno problemi ovviamente. Però per riuscire a passare il cavo, dato che vanno messi qua, il cavo dietro la telecamera deve salire per questo corridoietto qua e agganciarsi lì, via smontare. Parati a posteriore, parati a laterale, mi sembra di aver visto anche la ventola, insomma c'è da smontare un bel po' di roba. Siccome già di fatto devo smontarla tutta, perché questo qua, il portacacca che ha fatto lui non mi interessa, devo smontarla tutta per inserire lo Shelly e anche per dargli una bella pulita, facciamo che almeno l'accendiamo, la accoppiamo all'applicazione e vediamo. Io tanto potrei anche ordinare solo lo Shelly, ordino solo lo Shelly e poi vedo, è la Madonna, e vedo poi se servono a quel tablet, perché non riesco a chiarire questa roba.
Ovviamente, come la sua sorella più grande, inizialmente ci sono dei problemi di associazione all'acqua, al wifi, perché 2,4 GHz, 5 GHz fa casino, per cui l'ho avviata, si fa un self-testing. Devo dire che questo monitor mi piace molto questo monitorino qua, questo E-Ink qua, molto molto Kindle. Adesso gli facciamo fare il test e poi vediamo cosa fare. Non ho capito se questa non ha... Ah, un'altra differenza è che non ha il logo illuminato sulla testa. Tanto sarà tutto un self test da rifare perché vibra sul tavolo, ma poi devo spostarlo di là. Ok, allora, ho dipanato tutti i dubbi, in pratica. La stampante è già pronta, è già calibrata, associata al mio account. Non è male questo schermetto qua. Questo funziona, quello funziona, tutto funziona. È solo a mettere a posto. In realtà potrei anche già stampare sbattendo un filamento, ma adesso non è il momento. Per quanto riguarda la personalizzazione, che poi la domotica, perché come sempre 40 cose assieme, cioè la diatriba se comprare il Panda Touch o un tablet da mettere dentro. Faccio un riassunto. Il dubbio era, dato che io qua posso selezionare sull'X1, quando metto dentro i filamenti, carico uno, posso selezionare da Bamboo Lab a Polymaker e The Sun sono i preimpostati, Sunlu e Azure Film sono i miei, quelli che io, i profili che io faccio. Questa, siccome ha questo schermo, può selezionarlo. Questa qua non può selezionare questa cosa e quindi mi chiedevo, il Bamboo Touch, il Panda Touch ce la fa? O vado direttamente su un tablet e uso l'applicazione Handy? Poi l'applicazione Bamboo Handy, mi sono accorto che in realtà mostra solo i preimpostati, quindi forse conveniva il Bamboo Touch, anche se il tablet mi dà il valore aggiunto di poter avere la mia schermata personalizzata e di comandare entrambe le stampanti in accensione. Ho chiesto sul gruppo Facebook e indovinate un po'? Neanche il Panda Touch riesce a caricare i custom, quindi solo l'X1C riesce a caricare, a settare i custom direttamente da qua. Per tutte le altre bisogna passare da Orca Slicer o da Bamboo Studio sul computer, quindi che sia tablet o che sia Panda Touch è uguale. A quel punto scelgo il tablet perché ho la mia schermata, accensione, spegnimento, stampanti, il costo è lo stesso, posso anche personalizzarlo il tablet e va benissimo, quindi ordinerò un tablet delle balle. Vi metto il link, non è più quello da 50 euro, costa un po' di più, ma è sempre un tablet barbonissimo, quindi porteremo dietro anche questa personalizzazione. Ora ordino subito il tablet e lo Shelly che mi serve per fare questo lavoro qua. Il tablet non subito, lo Shelly invece subito, che tanto arrivano domani. Così settimana prossima ci mettiamo subito sotto questo lavoro, che prima finiamo il setup di questa stanza, e adesso vi dico giusto come pensavo di farlo, e poi vado a prendere le viti che mi servono di là, una bomboletta spray di vernice di aria compressa, scusate, per l'installazione, e altre due cosine, e poi ci vediamo direttamente lunedì. Allora, vi dico più o meno come voglio farla, così ci pensate anche voi, mi date i soliti consigli. Anziché affiancare una stampante all'altra, io metterei una stampante, i tre AMS e l'altra stampante, così. L'AMS superiore è collegato di lì, quello inferiore è collegato di là, quello al centro è collegato di lì. Perché io nutro la speranza di poter fare in modo che un AMS valga per due stampanti. Ho un'idea, è una roba da testare, perché tutti dicono che non si può fare. In realtà, secondo me, ha solo delle limitazioni. Quindi la stampante di fatto viene lì. Scivolo, porta cacche, roba, lo vediamo dopo per far scivolare tutti i pezzi là. Questo è un dettaglio. Però sicuro è che per mettere i tre uno sopra l'altro qua bisogna fare qualcosa, ovviamente sempre con questo sapore qua e questo materiale qua, che li faccia scorrere verso l'esterno per cambiare le bobine. Perché sennò, una volta aperti, questi tre non ce ne stanno di certo. Questo è quello che c'è da fare. Lunedì alle 2 sarò in fiera ad allestire, quindi penso proprio che non farò niente. Farò storie dalla fiera se posso, vi farò vedere già l'allestimento in anticipo, magari vi racconto qualcosa mentre andiamo a montare, ma di sicuro non riesco a fare niente. Magari qualcosa nel pomeriggio. Domani assolutamente io voglio morire, cioè morire sul divano. In realtà devo ancora finire di assemblare la cornice e fare il filmato e anche impacchettare tutto per lunedì.
E quindi a posto così, ragazzi. Quella era l'introduzione del lavoro nuovo. Finire quella stanza, che secondo me al netto della fiera la finiamo in 2 settimane. Quando è finita ci spostiamo di qua, domotica. Però sulla domotica stendiamo questo foglio qua su tutto il tavolo e disegniamo esattamente lo schema della domotica. E poi pezzo per pezzo andiamo a costruire ogni singolo. Se sono fortunato, Anna lavora anche domani e quindi riesco a venire in lab e andare avanti con quello. Se no, vabbè, ci vediamo comunque domani. Sono stanchissimo.